A1, taps, prova. Senti, buoni, tranquilli. Allora, volevo fare un tutt'altro discorso. Ma mi ha lanciato il sasso l'amico francese e quindi seguito su questa direttrice. Che è successo? Nel 1789 i francesi hanno fatto la nota rivoluzione francese, giustamente, la quale rivoluzione francese ha partorito all'anno terzo la costituzione dell'anno primo. Non so spiegare il perché. Nell'articolo 30, 31, 32, 34 e 35 ci sono tutti gli elementi perché dicono che un popolo che ha un governo che lavora contro di loro hanno il diritto e l'obbligo, il dovere onorevole di deporre il governo. È chiaro? Questo l'ha detto anche il dottor Sottile una trentina, quarantina d'anni fa, in varie lezioni che lui teneva all'Università di Roma, e appunto diceva, come diceva anche il noto rivoluzionario ufficiale italiano che è Alessandro Pertini, il quale in varie occasioni ha testimoniato questa cosa dicendo appunto che è un diritto sacrosanto del cittadino deporre il governo che non fa gli interessi della nazione. È chiaro? Volevo dire solo, ecco, mi è venuto lo spunto da questa, diciamo, partenza dell'amico francese, però io volevo parlare di due cose. Allora, intanto qui abbiamo, come in tutte le altre occasioni a cui ho partecipato e altre a cui non ho partecipato, che si parla, si condanna, si censura, si denuncia le malefatte e il contegno impronunciabile addirittura di chi dovrebbe prendere decisioni in favore del popolo, che in realtà diciamo hanno un esito abbastanza magro, perché oltre a urlare e basta non si fa. Invece io, come ha già anticipato anche l'amico Nino Galloni, con cui abbiamo discusso tante volte, ci conosciamo da oltre 20 anni, ma lui sa benissimo un progetto che Alba Mediterranea, nella mia persona e anche di altri ricercatori storico finanziari e monetari, hanno fatto nel corso dei decenni, per cui abbiamo, diciamo, riscoperto, perché già è stato fatto molte volte nell'arco del tempo della storia, che è possibile per ciascuno di noi emettere moneta. Tutti noi possiamo emettere moneta, tant'è che esiste un bellissimo strumento, esiste un bellissimo strumento che si chiama cambiale, che nel primo e secondo dopoguerra ha permesso all'Italia di diventare il terzo paese industriale al mondo, terzo o al massimo quarto paese industriale del mondo. Nel 91 eravamo in concorrenza alla pari con la Germania, e tant'è che la Germania ha fatto carte false per ridurci a più miti termini, e alla fine oggi ci ritroviamo nel 2016 che siamo la 25esima potenza industriale mondiale. Abbiamo fatto dei bei passi avanti, come immagino lo avete capito, no? E invece questo è possibile immediatamente risolvere, perché c'è uno strumento che è stato messo in atto nel corso dei secoli molte volte, che si chiama, ha assunto vari nomi, ma io l'ho definita cambiale sociale. Questa cambiale sociale, al contrario di quello che ha detto Nino Galloni e che dicono tanti altri economisti meno bravi di lui, ha la possibilità di essere utilizzata immediatamente, oggi, non fra 6 mesi quando va al governo un nuovo governo e farà le nuove leggi bancarie e quant'altro. C'è la possibilità di utilizzare la cambiale sociale oggi, non vi dico è complicato, ve lo vi rinvio ai siti di Alba Mediterranea, tutto scritto, tutto attaccato, in modo che lì chi vuole può andare a prendere informazioni. E la finisco qui, perché giustamente devono parlare altri. Grazie mille e buona serata. Grazie a te, e ora do la parola al professore Provenzale, che viene da Palermo.